Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Proseguo con le pillole di economia umanistica perché vi parlavo di chi sono i veri complottisti. Scrivo: così, rifiutando l'epistemologia e il dibattito filosofico e morale intorno all'economia, gli economisti si avvitano nel problema del cigno nero. In mancanza di capacità di rispondere seriamente ai problemi, rispondono sempre a posteriori e nel modo sbagliato. Nell'antico continente tutti pensavano che i cigni fossero bianchi, fino a che non si scoprì che in Australia esistono i cigni neri, confutando un metodo empirico che aveva avuto prove millenarie. Ecco, oggi commento questa pillola di economia umanistica. Che cosa intendo con questa mia teoria del cigno bianco e cigno nero? Intanto, the black swan, cioè appunto il cigno nero, è un'espressione usata nel mondo dell'economia a rappresentare qualcosa di assolutamente imprevedibile. Quando scrissi queste pagine non avevo ancora l'evidenza del Covid, eppure era evidente a me, come a tanti altri, il fatto che c'è un grande valore nella scienza e il valore della scienza è il dubbio. Ora, io non entro mai nella discussione del Covid o del fatto che si debbano mettere o non mettere mascherine e via discorrendo, perché penso che sia una discussione e una presa di posizione che spetti solo ai virologi e possibilmente delle persone molto autorevoli, non il primo che passa, come qualche volta mi è capitato di vedere commentare in televisione. E invece vedo che è abitudine di tutti parlare di quella materia. Perché? Perché è la materia del giorno e quindi tutti si avventurano a dare la loro opinione, basata sul buon senso o sullo studio di cose dette da altri. Il problema è se noi abbiamo le capacità critiche di capirle. Io sto in economia, che è la mia materia, e dico: guardate che avere tolto la morale e la filosofia dal dibattito economico è lì che abbiamo creato il presupposto del cosiddetto cigno nero. Cioè gli economisti che voi ascoltate spiegano a posteriori delle cose che si sono create per causa filosofica o morale, cioè la mancanza di empatia nei confronti della sofferenza umana, come un incidente della storia. È successo che in Italia ci siano 5 milioni di poveri, ma viva l'Europa, viva l'euro e viva le teorie neoliberiste. Ma come? Dico io. Ma se ci sono 5 milioni di poveri non vanno bene, ma se ci sono i disoccupati non vanno bene, ma se la gente non ha più la possibilità di avere un servizio dall'ospedale non va bene. Eh no, è stato il cigno nero, la sfortuna. Beh, a me non va più bene questo modo di ragionare, perché questo modo di ragionare, quello è il vero complottismo. Aprite la mente. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.